Sono un giocatore di tennis. Il mondo è appena entrato in una pandemia globale. Questa è la realtà del Covid, ragazzi. Situazione paradossale. Ancora non siamo usciti dalla stanza. Siamo venuti qua per giocare a tennis e ancora non siamo riusciti a colpire una pallina. Credo di essere uno dei giocatori più fortunati nel tour. Ho un affetto che sta nella bolla con me tutto il tempo. See you later, guys. Ancora quarantena, questa è la vista da Melbourne e ho appena finito il mio allenamento per quello che ho il fiatone. La situazione è abbastanza paradossale. Ayla non la vedo da praticamente 2 mesi, sta a qualche piano sotto di me e non posso andarla a vedere perché la quarantena prevede che non ci siano contatti con gli altri giocatori. Questa è la colazione. Ho consegnato le racchette, un secchio della spazzatura, però almeno sono arrivate. Bene, bene. Stamattina ho fatto workout qua, come si può vedere mi hanno portato la bici, ho fatto workout per terra, ci dobbiamo un pochino adattare. Manca una settimana per uscire, non vediamo l'ora. Barba lunghissima, capello andato, abbronzatura, pronti. Where are you going? Getting out. Finally, we made it. After 2 weeks, freedom. Non so cosa sia successo, i capelli mi sono gonfiati. Sono libero. Quarantena finita, contento, sto aspettando Ayla. Ciao. Madonna che calli che ho sulla mano. Vuol dire che mi sono allenato. Ciao. Which side is it? This is still you. This is the camera, this is just the screen. Oh. No, there you are. How do you zoom in here? You zoom in on what? Tell them what you're doing. What event are you in? ATP Cup. And who's the captain? Vincenzo Sandoval. You won today. In 3 days, it's Valentine's Day. Woo! San Valentino, ragazzi. Oops. San Valentino. La macchina solo vuoi. Ho sentito una fitta sotto la costola sinistra e sono riuscito a finire la partita arrabattandomi. Matteo è a fare la risonanza. Strappo di 1,5 centimetri nella parte qui addominale sotto la costola e quindi non credo che giocherò gli ottavi qui in Melbourne. Ho tanta rabbia dentro, tanta voglia di spaccare tutto. La verità è che non posso farci nulla. Fa male dover rinunciare a tutto il lavoro che ho fatto. What are you doing? Packing. Not the best result. You retired because you have a bad ab. It looks good from here though. Guys, it was a pleasure. I'm so sad, guys. Because I'm not gonna see her for, I don't know, maybe 1 month. Because Miami is in 1 month.
oggi primo match dopo l'infortunio con l'Australia, eccitato di tornare in campo, vediamo un po' come andrà. Non è facile, anzi forse è impossibile sentirsi pronti subito. Prima vittoria dopo l'infortunio, ho giocato bene, mi sono sentito bene, sono tornato. Una sensazione indescrivibile, bellissimo. Sono stati momenti difficili, ma credo di essermelo meritato. Credo che lo sport sia molto importante in questo momento di pandemia. Sentire la voce del pubblico che urla il tuo nome è qualcosa che non ha uguali e mi è mancato tantissimo. Non si può prevedere e questo credo sia proprio bello.